Ed eccoci qui, bentrovati cari video spettatori in questa nuova diretta su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando questo video in differita su YouTube e invito loro come sempre a seguirci sul canale Twitch perché siamo in diretta per Impara in Puzzle tutti i martedì e tutti i giovedì dalle 20 alle 22 e tutte le domeniche mattine dalle 11 alle 13. Poi ragazzi, se volete cazzeggiare con noi siamo praticamente tutti i giorni in diretta dalle 19 alle 22, ragazzi. Quindi. No, ragazzi, praticamente il portatile non ce la fa più, fa caldo. Il portatile vuole aria. E quindi è andato in crisi. Infatti non trasmetteva quello che vedeva, stranamente. Il che non era proprio il massimo, quindi ho dovuto spegnere il tutto, metterlo per bene. E ora sembra andare. Sembra andare. Allora, qua lo mettiamo così, qua lo mettiamo così e qua lo giriamo così. Ok, ci dovremmo essere, vi vedo. È già qualcosa di positivo, se vi vedo. Ok, dai, non mi hanno ancora percosso. Per il momento, Vega, per il momento. Ciao Vega, ciao il Colo, ciao Pimpi. Come state, ragazzi? Tutto bene? Tutto bene? No, c'è una sete, fa un caldo oggi, madonna. Sto morendo. È solo le temevo dicessi questo. Ma è la verità. Nient'altro che la verità. Tutta la verità. Prima o poi. Ci saranno per tutti. Ma ciao Tris. Sempre sociale. Come va, ragazzi? Come va? Siamo partiti in orario più o meno, giusto? Cioè, minuto in più, minuto in meno, non è importante. Non è assolutamente importante. Vi aggiorno perché vedo troppa gente con gli stessi colori. Ma perché poi li vedo con gli stessi colori? Ok. Dovrebbe essere andato più o meno bene, più o meno bene. Giusto un paio di minuti in meno, potevo pure anticipare, cioè, però ho detto vabbè, aspettiamo questo paio di minuti, dai. Sembra brutto poi iniziare in anticipo, non se l'aspettano, gli viene qualcosa magari, cioè, io faccio per voi, so che avete tutti una certa età che non vi permette determinate cose, quindi lo faccio anche per voi. So che fuso orario sei. Ecco che partono gli alert qua. No dai, è stronzate, dai, ok. Cioè, sto giro muoio, devo giocare io. Ah, dai, c'è la dove. No, non ce la fa. Cazzo. Cioè, gli devo dare pure energia a questi, mo. Cioè. Eh sì, perché sennò questo pure muore.
Cioè, non vi ho insegnato niente, cioè, non vi posso lasciare per un secondo da soli. Che subito andate in difficoltà. Cioè. Riccolo, vorrei essere nel fuso orario della Norvegia ora come ora. Anzi, no, ancora più su. Polo Nord va benissimo come fuso orario. In questo preciso istante. Sempre se offerte, Valhalla. Beh, ragazzi, sapete che velocizziamo. Secondo me è fuso e basta, no? Avevo impegni impellenti, ragazzi, all'ultimo secondo, non previsti. Una telefonata lunghissima. Telefonata di parentela, quindi purtroppo mi tocca. Guardiamoci la pubblicità perché ragazzi c'è una grossa novità. Che la pubblicità da ieri praticamente fino all'11 giugno, 6 giugno o roba del genere, ci sarà, si ricaricherà una volta ogni 2 ore invece delle 4 che erano prima. È l'amante, cos'è l'amante? Era mia zia precisamente. Che non la sentivo da Natale, quindi. Immagina, immagina. Non potevo attaccare la chiamata perché, cioè, poi era il finimondo. E poi per finire mi ha dato pure la colpa a me che ero io quello che parlavo, la teneva al telefono e lei andava di fretta. Ha detto, ah, meno male. E vabbè, e vabbè, e vabbè. Allora, killer. Ah, perché qua volevo, vi ho lasciato appositamente a 75 per usare un tomo, ragazzi. Ora siamo il tomo. Tu sei un chiacchierone. Secondo te, Pimpi, secondo te. Ok, dai, ok. Allora, iniziamo a vedere. Vabbè, che dovevamo vedere? Che ne so, in diretta parli, poi nel privato che ne so. Ma io in diretta parlo perché ho qualcosa da dire, cioè, cose di serie da dire. Cioè, se devo parlare tanto per parlare, non parlo. Cioè, è ovvio come cosa. Ovvio, ovvio. Allora ragazzi, c'è la chiamata del Valhalla attiva perché ovviamente, ovviamente c'è l'evento Valhalla per sempre che finirà tra un giorno, preciso preciso. Preciso preciso, un giorno manca ancora. Come sapete, Valhalla per sempre funziona più o meno come la riscossa di Atlantide, o meglio. Il costo di energie del mondo per gli stati della terza stagione è ridotto di 3. Quindi, se prima questa provincia costava 6, ora ne costa 3, perché ha un costo ridotto di 3. Come sempre. La differenza con la riscossa di Atlantide è che praticamente il bottino non è aumentato, quindi i premi di ogni stadio non sono aumentati, a differenza della riscossa di Atlantide. E poi anche qui, come in Atlantide, ci sono dei mostri rari e unici. In Atlantide sono i draghetti, mentre qua sono gli gnomi di Midgar. Però c'è anche qui una differenza sostanziale, è che gli gnomi di Midgar possono dare praticamente qualunque cosa, mentre invece i draghetti di Atlantide danno solo le monete di Atlantide, che secondo me è molto meglio. Però andiamo a vedere, gli gnomi possono dare monete del Valhalla, emblemi, oggetti della creazione e bundle delle risorse. Quindi considerate sempre che può uscire una qualunque cosa di questo. No, per Valhalla e per la quarta stagione,
quando uscirà la quarta stagione, hanno messo questa barra qui. Hanno fatto un aggiornamento per mettere questa barra, giusto per farvi capire come sono molto precisi quando fanno le cose, che ci indica praticamente il numero di gnomi che ancora possono uscire facendo mappa della terza stagione. Dato che questo è il terzo giorno, giusto? Sì, perché manca un giorno. Ah no, sono di più, erano 15. Quanti ne sono al giorno? Già mi sono perso un po' i conti. Quanti ne sono al giorno? Non ce lo dice qua. Dovrebbe essere 15 allora. Che questo non è ancora iniziato il terzo giorno. Ma 15, però io mi ricordo la quarta stagione 15, non vorrei confondermi tra le due cose. Sì, ma se no mi danno poco e soprattutto nessuna moneta. Ragazzi, questi sono abituatevi, cioè dovreste saperlo. I gnomi danno qualunque cosa, anche le monete di Valhalla. Però, anche, cioè. La segretaria dice 15. Ma la segretaria potrebbe sbagliare, visto che è molto molto facile che lei sbagli, a differenza mia. Perché qua mancano 12 ore, tra l'altro. Ah no, altri nemici rari tra 12 ore. Ok. Quindi fra 12 ore ci aumenta ancora il numero. Comunque, sì, diciamo, diamo per buono quello che dice Triss, però non ci metterei mai la mano sul fuoco, eh. Cioè, però lo dico perché è l'unica che almeno propone, a vostra differenza, che fate finta di niente per non sbagliare. 15 gnomi per giorno, e ovviamente questi si accumulano, quindi al secondo giorno diventano 30 e tra 12 ore si ricaricheranno altre e diventerà magicamente 45. Quindi, volendo, si possono trovare anche 45 gnomi tutti l'ultimo giorno. Gnomi infami per voi, solo salami. Io se non so sto zitta, è diversa. Vabbè, bimbi, tutti così dicono, tutti così, tutti così, tutti così, tutti così. Allora, per la cronaca, io avevo, fatemi aprire un po' di cose, va, che non ho aperto niente. Avevo salvato un po' questa cosa qui, che poi metterò sul canale. Ragazzi, se ancora non seguite il canale, seguitelo su Telegram, cercate Chiocciola Empires-Antehack, oppure cercate Empire in Puzzle Ita, enciclopedia secondo Antehack, e ci trovate, ci sta praticamente tutto. Ho trovato questa cosa qui, però non mi piace, cioè non mi piace come è fatta, più che altro. Come ve la faccio vedere, come ve la faccio vedere, come ve la faccio vedere. Apro immagine un'altra scheda e dovreste vederla così. Così dovreste vederla, eccola qua, che praticamente ci dice durante il Valhalla Forever dove trovare praticamente qualunque cosa vi serva, qualunque cosa vi serva. Però non ho ancora verificato praticamente nulla a parte le reclute, o meglio, ho verificato che nella 10.7 da parecchie reclute, ne dà 16 se non mi sbaglio. E infatti da stamattina che sto facendo la 10.7, quando mi ricordo di farla, ovviamente. Però in tutto questo ho trovato solo 3 gnomi, comunque. Cioè, giusto perché voi vi lamentate, mi lamento anche io. Cioè, solo 3 gnomi da stamattina. Comunque, vabbè. Comunque, questa cosa qui la metterò anche sul canale, appena sarò sicuro che è effettivamente una corretta. Una corretta. Ma Triste, tu sicuramente non hai fatto mappa, quindi cioè, di che parliamo? Sicuramente hai fatto 4-5 province a stento. Perché c'era prima ancora, o meglio, per la terza stagione non in sconto, per esempio quella delle reclute era la migliore, la 8.10, mentre invece con Valhalla Forever la migliore era la 10.7. Questa l'ho verificato, quindi funziona. Cioè, è così. Però
Però non so se effettivamente per tutta la terza provincia vale lo stesso. Perché lo sapete che noi abbiamo lo specchietto. Lo specchietto, però quello specchietto non è aggiornato perché mancavano ancora i dati dell'ultima parte della terza stagione. Poi devo vedere perché stanno iniziando ovviamente anche ad uscire i primi dati della quarta stagione, quindi magari vediamo se riusciamo a fare anche della quarta stagione più o meno fatta per bene. Anche perché dalla quarta stagione non abbiamo niente noi. Però vabbè. Si trovano queste cose, si trovano, si trovano. Poi un'altra cosa che ovviamente vi faccio vedere perché comunque è abbastanza interessante anche questa cosa qui, è questa che in pratica ci dice dove aprire i bauli colorati durante sia la riscossa di Atlantide sia Valhalla per sempre. Quindi considerateli. Diamoli per buoni, però non ho verificato onestamente. Se qualcuno deve aprire il baule colorato, molto meglio farlo ovviamente in questi stadi. Soprattutto quando c'è riscossa di Atlantide e Valhalla Forever, ovviamente. Poi, hanno messo tre eroi in evidenza, come ben sapete, ormai ce l'avete visto, Lord Loki, Skadi e Baldur. La chiamata non è proprio il massimo, secondo me, anche se tutti e tre gli eroi non sono male, non sono assolutamente male questi tre eroi, perché Lord Loki è un eroe molto, 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 molto tattico, e se sfruttato al massimo, ragazzi, può diventare anche devastante come eroe, però si deve saper sfruttare al meglio. Skadi è uno di quegli eroi che purtroppo non ha tantissimo danno destra, anche comunque 700, cioè, però non è proprio il massimo. Fa un botto di danno, 200, 220% di danno per un medio a tutti, è tanta roba. Ma il vantaggio grosso di Skadi, secondo me, è più che i danni aumentano del 50% per ogni nemico morto. Quindi, se ci sono avversari morti, fa un botto di danno, ancora di più del normale. Ma queste due cose qui, di queste due iterazioni, sono fantastiche, soprattutto quando ci sono avversari che hanno troppi, tanti, molti servitori, oppure nella guerra con l'orda degli zombie. Perché? Perché la prima iterazione ci dice che alla fine di ogni turno i nemici subiscono 30 danni da ghiaccio per ogni nemico o servitore nemico ucciso. I nemici ricevono meno 6% di rigenerazione mana per ogni nemico o servitore nemico ucciso. Quindi, se gli avversari hanno tanti servitori, quando parte Skadi fa una strage praticamente, e in più gli lascia le iterazioni. Che ovviamente queste iterazioni non sono solo 30 danni da ghiaccio per ogni nemico, che già è abbastanza, visto che comunque fa il suo danno, roba varia, ma questa cosa qui si accumula e si può accumulare fino a 10 volte. Fino ad arrivare a un massimo di 300 danni di ghiaccio, cioè ragazzi, è un botto di roba. Lord Loki medio che copia la speciale di Affliga è molto lenta, è bellissimo, sì, anche. È molto molto tattico da utilizzare, ragazzi, molto molto tattico. Molto molto tattico. Questi sono i tre eroi in evidenza, gli altri ne abbiamo parlato da poco, quindi inutile parlarne, basta. Con i soliti eroi, basta. Basta. Quindi oggi, ragazzi, di cosa parliamo? Di cosa andiamo a parlare? Di cosa andiamo a parlare? Mi è stato richiesto praticamente di parlare un po' di nuovo, perché comunque in passato già ne avevamo parlato, delle varie classi di eroi. Per meglio dire, cosa fanno, come funzionano e quant'altro. Quindi partiamo dalle basi. Che queste basi però vi ricordo che sono sempre sul nostro canale Telegram. Vi ricordo Empire and Puzzle Ita, Enciclopedia Secondo Antioch, e trovate il canale. Se entrate nel canale troverete assolutamente praticamente tutte le nozioni su qualunque cosa, su
del gioco, come per esempio anche questa parte qui, però non è approfondita come l'approfondiremo adesso, in questo momento. Prima cosa di cui parlare, ragazzi, sono proprio gli emblemi. Cosa sono gli emblemi? Gli emblemi praticamente sono questi accessori qui, che andiamo a trovare da qualche parte qua dentro, in materiali dovrebbero essere, no, emblemi, ok, generale emblemi, e trovate tutti gli emblemi che avete. Che cosa sono gli emblemi? Che cosa servono più che altro? Servono per migliorare un determinato eroe. Ovviamente ogni emblema, come vedete, è dedicato a una speciale classe di eroe. Ci sono 10 classi che ora andiamo a vedere. Oltre agli emblemi normali, c'è l'emblema del ripristino, che magari forse è meglio parlarne dopo, perché praticamente resetta tutta la griglia dei talenti. Andiamo a vedere con calma. Questi emblemi dove si possono trovare? Praticamente si possono trovare ovunque. Possono essere da bauli, dai titani, dalle imprese, qualunque cosa praticamente, ragazzi, dalla pubblicità, da qualunque parte possono uscire gli emblemi. Poi ci stanno anche delle missioni delle imprese che 2 volte a settimana, il mercoledì e la domenica, escono. E sono proprio imprese di classi che servono a elargire, che poi è un parolone per questi della Small Giant, emblemi a voi che giocate praticamente. Poi vabbè, le imprese di classi sono anche tra virgolette divertenti, sempre fino a un certo livello, poi dopo un po' diventano noiose anche quelle, perché comunque per sconfiggere, o meglio, per partecipare, per fare quella determinata missione classe, quella missione di classe, vanno utilizzate proprio gli eroi di quella specifica classe. Quindi è già un po' più complicato magari formare una squadra decente per fare quell'impresa. Ovviamente parlo per chi è all'inizio, poi dopo un po' diventano abbastanza scontate anche quelle. Cosa sono le classi? Cosa sono le classi? Le classi degli eroi determinano il tipo di talento in cui l'eroe è specializzato. La classe dell'eroe per ciascun eroe può essere visualizzata praticamente qui. In realtà anche qui si vede. Si vede anche a chi non ha emblemi, giusto? A quelli non maxati. No, a quelli non maxati no, ok. Solo agli eroi maxati si vedono anche nella copertina, altrimenti si deve andare sempre dentro l'eroe. Qua ce lo dice sempre che classe è. E ci sono 10 tipi di classi, che sono stregone, chierico, se un altro stregone non ci interessa, se un altro chierico, incantatore, druido, paladino, monaco, furfante, combattente e rangers. Ho detto tutti? Ranger, senza la S finale. Ranger, l'ho detto tutti, vero? No, barbaro, cioè, mi sono dimenticato. Classe barbaro. Non li ho contati, ma dovrebbero essere 10. Ok. Queste sono le varie classi. Come vedete, ogni eroe appartiene ovviamente a una determinata classe. E questa classe, come già avete ben capito, si sblocca, tra virgolette, quando l'eroe è maxato. O meglio, come andiamo a vedere, un eroe maxato, abbiamo, oltre a bello spezzalimite, abbiamo la griglia dei talenti. Questa griglia dei talenti, praticamente, è visibile solo quando l'eroe è già maxato. E a cosa serve questa griglia? Questa è proprio a tutti gli effetti dove l'eroe viene potenziato tramite gli emblemi. Perciò
Ovviamente sì, ovvio. Anche il livello della speciale deve essere 8 su 8, giustamente. Se non è 8 su 8 il livello della speciale, non si sblocca anche la griglia dei talenti. Ovviamente per avanzare in questa griglia dei talenti, abbiamo degli snodi, sostanzialmente. Quindi si deve fare una scelta, o si va a destra o si va a sinistra. Come in questo caso io sono andato a sinistra, poi sono andato a destra, poi sono andato a sinistra e così via. Ovviamente per ogni classe il percorso è uguale, mentre da classe a classe il percorso ovviamente è diverso. Cioè abbiamo qua un chierico e qua abbiamo uno stregone, vediamo che come vedete le due sono diverse, perché può cambiare il percorso tra le varie classi, mentre la stessa classe è lo stesso percorso. Ovviamente una volta scelto un percorso non si può più tornare indietro. Non si può tornare indietro. Quindi una volta consumati gli emblemi, ora andiamo a vedere un attimo anche come consumare gli emblemi. Questa cosa qui ci dice quando l'eroe non. Per andare avanti, per proseguire, per potenziare questo eroe, la prima cosa che dobbiamo fare è cliccare sulla prima, che è l'unica che è attiva come vedete, e ci dice che cosa è. Questo ovviamente è il talento. Il trucco è sempre alzare la salute e critico, giusto? In che senso? Non c'è nessun trucco. Poi dipende sempre dall'eroe. Alcuni salute e critico forse è meglio. Che poi tra l'altro non per forza, cioè possono essere anche salute. Cioè non sono. Il critico non è un'opzione purtroppo. Cioè una volta ogni tanto esce. Diciamo, sostanzialmente. Allora, dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al fatto che per ogni livello, per ogni nodo, per ogni sì, livello sostanzialmente di talento, dobbiamo consumare, si consumano non solo le risorse, come vedete, cibo, ferro, ma anche emblemi. Gli emblemi che abbiamo detto prima. E poi ovviamente si prosegue e più si scende, come potete notare, più aumentano cibo, ferro ed emblemi richiesti. In realtà manco tanto gli emblemi richiesti, a parte qua che già fa il salto da 65 a 125, poi di nuovo 50, 125, 50, diciamo che è stabile il consumo di emblemi, a parte qualche nodo, tipo l'ultimo e il penultimo, che sono veramente costosi. Come emblemi è il cibo e il ferro che veramente fa male, ragazzi. Fa veramente male. 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 Fa veramente male. Allora, che cosa si può aumentare? Come funzionano la griglia dei talenti? La prima cosa che noi andiamo a sbloccare di un eroe è il talento. Questa voce qui che normalmente in un eroe che non è emblemato, come vedete, non c'è. Non c'è. Mentre nell'eroe emblemato c'è il talento, perché la prima cosa che si va a sbloccare in un talento, nella griglia dei talenti è proprio il talento stesso, che è il talento di quella determinata classe. In questo caso lo stregone che cosa ci dà? Ci dà il più 5% di probabilità di infliggere il più 15% di danni in più per ogni magia benefica posseduta dall'avversario. I danni extra influiscono sia sugli attacchi normali che sulle abilità speciali. E questa cosa qui è il talento di tutti gli stregoni, che poi andiamo a vedere con calma tutti quanti. E come vedete, qua è il 5%, poi in quest'altro nodo qui altro 5%, poi ci avremo qua altro 5%, e poi ci avremo qua altro 5%, qua abbiamo altro 5%, e basta, abbiamo finito. Fino a raggiungere, quant'è il 30%? 25% di probabilità di infliggere il più 15% di danni in più per ogni magia benefica posseduta dall'avversario. Ah, io volevo emblemare Pipistrella Guardiana con salute e critica. Ah, si può anche fare, si può anche fare, si può anche fare. Oltre ovviamente al talento, che più andando avanti nella griglia, più si aumenta ovviamente, possiamo trovare per la strada altri potenziamenti. Come per esempio, qui c'è un bonus d'attacco, o meglio, aumenta l'attacco di 15 punti. Qua abbiamo un bonus di difesa, aumenta la difesa di 18 punti. Ed era scelta ovviamente tra.
tra questi due. Questi due che cosa ci davano? Ci davano il bonus di difesa, che è lo stesso, e poi invece di darci l'attacco ci dava aumenta la salute di 36 punti. Quindi qua già c'è la prima scelta: o potenziare l'attacco o potenziare la salute di quell'eroe, di quest'eroe, e io ho scelto l'attacco. Poi abbiamo il secondo snodo qui, la stessa identica cosa, attacco e salute a questo giro c'è, mentre di qua c'è salute e difesa, e io ho scelto la salute invece che la difesa praticamente. Poi abbiamo altro snodo e abbiamo di nuovo salute, che a sto giro però è in percentuale perché aumenta del 3% la salute, e un'altra volta l'attacco. Poi lo snodo, questo snodo qui non è come tutti gli altri perché c'è un bonus critico, ossia aumenta del 2% la possibilità di sferrare l'assalto critico. Invece di aumentarci il malocchio praticamente ci aumenta questo. Quindi può essere che nella griglia ci stanno dei fattori, o meglio dei potenziamenti diversi dal normale, che sono attacco, difesa e salute. Poi c'è la possibilità di critico, e un'altra cosa diversa che c'è è l'aumento di mana. Queste sono le 5 opzioni. Ah no, scusatemi, vero, c'è anche la sesta, che è il bonus guarigione, che non lo prendo manco in considerazione, però c'è. Ragazzi, c'è. No, Aife non la puoi emblemare. Ah no, non la puoi spezzare, emblemare la puoi emblemare. Ah, non la puoi spezzare, giusto? Quindi sì, allora Aife è meglio. Comunque, queste sono i 6 potenziamenti di ogni eroe. Poi, in base alla griglia, in base alla vostra scelta, migliorate il vostro eroe. Quindi sta a voi decidere su cosa, dove orientarvi praticamente. Potete scegliere entrambe le strade, però alcune cose ovviamente sono fisse. Però diciamo che l'eroe lo gestite come meglio credete. Solo dai 3 stelle in poi si possono spezzare. Da emblemare però sì, si possono emblemare. Mono verde Aife in difesa e si punta alla top 1 mondiale. Ma in realtà sì, potresti, potresti tranquillamente. Non so quanto riusciresti poi, perché mentre attacchi tutti ti riattaccano, però ce la potresti fare tranquillamente. Aife è un 2 stelle, è un 1 stelle, una stella. Mamma, manca a parlare. Comunque le differenze sono che era il critico, ovviamente aumenta la probabilità di sferrare un assalto critico che infligge il doppio dei danni, e aumenta del 2% normalmente, o 4%. Poi c'è il bonus mana, che aumenta del 2% in questo caso la velocità di recupero mana, e poi c'è il bonus guarigione, che aumenta del 2% sempre in questo caso la guarigione dell'eroe usando abilità, oggetto e abilità speciali. Queste sono le variabili che potete trovare nella griglia dei talenti. Ok, andiamo ad analizzare un po' le varie cose che possono succedere, o meglio, per ogni classe, come abbiamo visto, ci sono le 10 classi, per ogni classe, che noi possiamo mettere in ordine per classe, ci sono una molti eroi che possono essere di quella determinata classe, quindi... C'è anche il gioco vi mette anche davanti a una scelta, perché inizialmente il gioco era la scelta tra un determinato numero di stelle, un determinato colore, e ora ci mette di fronte anche a una determinata classe, perché come vedete ci sono svariati eroi barbari in questo caso, come per esempio Miki, Azlar, Grimm, Frank, Roccamush e così via, che sono barbari. Dato che non ci sono tantissimi emblemi da poter dare, si deve fare comunque una scelta: chi emblemare e chi no.
perché ovviamente c'è un numero, come avete visto, di emblemi che servono per andare avanti nella griglia dei talenti. Facciamo un po' i conti, sostanzialmente si parla di 1500 emblemi per emblemare al massimo, quindi portare a livello 20, gli emblemi per un 5 stelle. Quindi 1500 emblemi per i 5 stelle. Mentre ci vogliono, sempre a portare a livello 20, 505 emblemi per i 4 stelle. E ce ne vogliono la bellezza di 233 emblemi per i 3 stelle. 202, sbaglio io. Li vado a contare. Contate insieme a me, ragazzi. Ma no, cavolo, qua non lo posso contare, devo trovare un altro. Lo trovo un emblemato. Allora, fate sti conti, dai. 14. Lo devo fare io. Me la faccio pure io, va. Vi vengo incontro. Non con la macchina, però. Purtroppo, col pullman. Allora, 14 più 7 più 7 più 14 e siamo a 42, ragazzi, 42. Poi abbiamo più 7 più 7 più 14, perfetto. Più 7 più 7 più 14 e siamo a 70. Li trovate? Poi abbiamo 17. 17 più 7 più 17 più 7 più 17, siamo a 111. No, non mi fido. A questo punto dobbiamo controllare. Controlliamo. Più 7, siamo a 118, più 14 e siamo a più 132, più 7, 139, più 7, 146, più 14, 160. Voi portate i conti, se sto facendo i conti bene. Più 7, 167, più 7, 174, 174, più 7, 181, 181 più 17, 198, 198 più 35 sono 233. Cioè, ragazzi, non ne sbaglio una, cioè, non ne sbaglio una. Vega ci ha provato, ma nada, nada. Quindi, ricapitolando, ci vogliono 233 emblemi per emblemare a livello 20 un 3 stelle, 505 emblemi per emblemare a livello 20 un 4 stelle e 1500 emblemi per emblemare a livello 20 un eroe 5 stelle. Ovviamente, non l'ho detto, però secondo me è sottinteso che per emblemare un determinato eroe, o meglio una classe, che ne so, questo Sally, che è un barbaro, per emblemarlo ovviamente c'è bisogno di 233 emblemi, però emblemi del barbaro, ovviamente, non emblemi a caso, perché ovviamente loro hanno deciso di dividere tutti questi emblemi per classe. Quindi c'è bisogno di 233 emblemi di quella specifica classe. Ovviamente rende il tutto molto più complicato e molto più complesso ed è per questo che vi dicevo che c'è da fare una scelta. Purtroppo non si possono emblemare tutti gli eroi perché non si hanno gli emblemi per emblemare tutti gli eroi e quindi c'è bisogno di fare una scelta tra vari eroi ed è per questo che io vi consiglio di aspettare un bel po' prima di emblemare gli eroi perché uno dovete capire gli eroi che vi possono servire di più rispetto ad altri, prima cosa. Seconda cosa, per me è sempre meglio avere un eroe in più che un eroe emblemato, quindi preferisco consumare perché avete visto che comunque c'è bisogno di ferro e cibo allo stesso modo per emblemare un eroe. Quindi c'è tutta la calma del mondo, ragazzi, tutta la calma. Se avete altri eroi da alzare, alzate prima altri eroi.
Al di là di questo parliamo del ripristino, perché ovviamente, come vi ho detto all'inizio, seguendo la griglia dei talenti non si può tornare indietro. L'unico modo per tornare indietro è il ripristino, cliccando qua sopra. E ci dà tutte le informazioni, perché ci sono due modi per tornare indietro. Il primo modo, che è la cosa più semplice, secondo me, è avere questo oggetto qui, che sarebbe quello che abbiamo visto di là, l'emblema del ripristino, che è un gettone rosso che può uscire come gli emblemi, allo stesso modo degli emblemi, ovunque, ovunque. In alcune imprese di classe ogni tanto lo regalano pure, cioè una volta finito l'impresa di classe c'è la possibilità di avere un emblema del ripristino. E questo emblema che cosa fa? Ovviamente ci restituisce tutti gli emblemi che abbiamo consumato, togliendolo da questo eroe, praticamente. Però che cosa c'è? C'è un però, perché giustamente è tutto troppo bello. Ricorda che usando un emblema del ripristino recuperi tutti gli emblemi di classe consumati, quindi tutti gli emblemi non vanno persi. Quindi avendo questo gettone qui, voi gli emblemi non vanno, cioè non li perdete. Li potete recuperare, magari, che ne so, li date a un altro eroe, perché di solito si fa per quello, si ripristina e si danno un altro eroe. Però c'è un però. Solo si recupera solo un 20% di cibo e ferro consumato. Quindi, comunque una parte di cibo e ferro voi lo perdete. Prima di utilizzare un gettone di ripristino, io, per come sono fatto io, ci penserei non una volta, ma un milione di volte. Un milione di volte. Perché quell'80% di cibo e ferro perso mi brucierebbe un bel po', soprattutto se sono all'inizio. Soprattutto se sono all'inizio. Quindi, ritornando al discorso di prima, io ci penserei molto prima di emblemare un eroe. Poi c'è la seconda opzione, se non avete o avete finito gli emblemi del ripristino, c'è anche una seconda opzione, ovviamente il gioco vi dà. Vuoi ripristinare la griglia dei talenti di questo eroe e recuperare 1425 emblemi? E come vedete non sono 1500 perché questo eroe è al livello 20 di emblemi, ma sono 1425, già ce lo dice. Nota, se non l'aveste notato, il ripristino con le gemme restituisce il 95% degli emblemi consumati, quindi non ci restituisce il 100% degli emblemi, ovviamente, ma ci restituisce solo 1425 su 1500. E si ripristina ovviamente con le gemme. Oltre al danno alla beffa, ma in realtà è perché uno non ha emblemi del ripristino, ha consumato emblemi del ripristino a cazzo di cane, che altrimenti onestamente, come vedete, gli emblemi del ripristino ce ne stanno qua da industriale. Poi è normale, se appena beccato un eroe lo volete emblemare, ogni eroe lo emblemate, è normale che finiscono, cioè, ma finisce anche il ferro e il cibo e non potete più alzare nessuno per vostra fortuna, perché così non dovete emblemare altri e quindi prima o poi un cane che si morde la coda, in qualunque caso. Quindi, visto che per ripristinare, o per meglio dire, non si perdono almeno quel materiale, cioè gli emblemi almeno non si perdono, a differenza del materiale di ascensione, uno potrebbe, è tentato a comunque emblemare un eroe, poi se non si trova bene gli toglie gli emblemi e ciao, li recupera. Questo è vero, si può fare tranquillamente, però onestamente io vi dico ragazzi, cioè, aspettate un attimo, guardate un attimo un po' come siete messi in base ai vostri eroi e poi decidete l'uso degli emblemi, per come la vedo io, per come la vedo io. Ok, mi sa che abbiamo detto tutto su come funziona, giusto? Mi sembra qualcosa. Nemmeno io ho mai usato un gettone. No, io l'ho usato un gettone di ripristino, l'ho usato su Wukong io, se non erro. Perché io al primo impatto Wukong l'avevo emblemato difesa salute.
Poi ci ho ripensato l'emblema di un attacco. E quindi cambiai. Mi sa è l'unico che ho usato il gettone di ripristino. Però ci sta, perché all'inizio magari non vi viene spiegato un po' come funziona la griglia dei talenti e quant'altro. C'è gente che comunque va come se non ci fosse un domani. Un po' come alzare e maxare alcuni eroi. C'è anche l'utilizzo degli emblemi, un po' come lo spezzalimite, che va bene, abbiamo parlato da poco dello spezzalimite, quindi è inutile fare una diretta a parlare dello spezzalimite. Purtroppo capita che magari l'inesperienza e quant'altro vi possa portare ad emblemare eroi. Io l'ho usato su Sharan. Sharan, ragazzi, vediamo se ce l'ho, ma dubito. Mi sa di no. Sharan è l'eroe una stella. No, non ce l'ho. Perché non ho. Ah, vero che ho consumato prima tutti gli eroi. Beh, me l'ho dimenticato. Perché la Sharan è la curatrice una stella, quella che vi fa alzare all'inizio del gioco. Quella che vi fa maxare proprio addirittura. No, forse non vi fa maxare. Vi fa scendere sicuramente lei all'inizio del gioco. E Pimpi ovviamente l'ha pure emblemato. E ho fatto la cazzata di usare pure il gettone di ripristino. E quanti emblemi ti davo? Quello in base sempre al numero degli emblemi che ti davo. A quel punto forse non conveniva se erano pochi. Però va bene, va bene, va bene, va bene. Ci stanno queste cazzate qua. Sì, il tutorial ti porta a fare determinate scelte. Come quando è uscito lo spezzalimite, tutti a spezzare un eroe blu. Il primo che capitava, poi tra l'altro. Ho visto degli eroi blu cioè senza senso spezzati, però vabbè. Ma io manco Sharan. Io Sharan l'ho ascesa perché me l'hanno fatto. Cioè, il gioco me l'ha fatto scendere. Poi l'ho mangiata, mi sa. Subito, quasi immediatamente, che c'avevo un 2 stelle. No, io ho spezzato con coscienza di causa Nordri e sono contenta. Contenta tu, contenti tutti. Allora, ragazzi, andiamo a parlare del clou, delle classi, quello che si voleva sapere praticamente delle classi. O meglio, quali sono i talenti di quella determinata, di ogni classe praticamente che ci sta nel gioco. Era questa praticamente la domanda in sé. I talenti, come vi ho detto, vengono mostrati in questa scheda qui, che ovviamente potete avere solo nel momento in cui avete maxato l'eroe. E vi ripeto, maxato 8 su 8 anche la speciale. Ed in più avete la griglia dei talenti. E per sapere il massimo, sostanzialmente va emblemato, o meglio, cliccato sopra l'ultimo, o meglio, fatti i conti poi a quel punto. Sì. Bisogna fare i conti di questa cosa qui che sarebbe il talento. Mentre invece i conti ce li fai in automatico quando abbiamo ovviamente l'eroe emblemato al 20. O meglio, qualunque tipo di. Vediamo se ne ho qualcuno. Non ce l'ho. Vabbè, comunque, qua nel talento ci dice proprio il talento di quella classe a quanto è attualmente. Ovviamente quelli che vi faccio vedere io sono al massimo. Per farvi capire al massimo a quanto può arrivare quel talento. Ovviamente sono sempre a percentuali anche i talenti. Partiamo dal barbaro, classe barbaro. E abbiamo il talento ferita. Che cosa fa? Più 30% di probabilità di far sanguinare il nemico con ogni attacco normale. L'effetto infligge 60% dei danni dell'attacco normale nell'arco di 5 turni. L'effetto è cumulabile con altri effetti simili. Praticamente, che cosa fa? C'ha il 30% in questo caso, visto che è maxato anche gli emblemi, sono emblemato al massimo. Quindi il massimo possibile raggiungibile da un barbaro è il più 30% di probabilità di far sanguinare.
Quindi è come l'avvelenamento, è come sono il sanguinamento sostanzialmente. E questo sanguinamento può, o meglio, le probabilità di essere attivo praticamente, o meglio, di ferire l'avversario, avviene per ogni attacco normale. Cioè, quando il nemico fa un attacco normale contro Miki, per esempio, c'ha il 30% di essere ferito. Capovolta la situazione, ovviamente. Cioè, o meglio, Miki ha il 30% di probabilità di ferire l'avversario con un attacco normale. Ho capovolto io prima. E questo è il senso. E l'effetto infligge il 60% dei danni dell'attacco normale nell'arco di 5 turni. L'effetto è cumulabile con altri effetti simili. Sì, vabbè, l'inverso ovviamente è un po' più contorto. Quindi noi abbiamo il barbaro, cioè il 30% di probabilità di far sanguinare il nemico con ogni attacco normale. Quindi ogni volta che fa un attacco normale, Miki in questo caso, c'ha il 30% di probabilità di ferire l'avversario. Di far sanguinare l'avversario. A quanto ammonta la ferita, o meglio il sanguinamento, ammonta al 60% dei danni dell'attacco normale, però nell'arco di 5 turni. Quindi se l'attacco normale fa 100, questi 100 di danno non sono danno, non sono 100, ovviamente non sono 60, se il danno normale è 100, questi 60 vengono suddivisi in 5 turni. Cioè per 5 turni, dopo i 5 turni praticamente subisce 60 danni. Ok? Fatto ovviamente un esempio basso perché nell'attacco normale non può essere 100, a meno che non parliamo di forse 3 stelle, ma forse manco quelli. Poi la seconda classe è il chierico. Che avete questo simbolino qua. Qual è il talento del chierico? Il talento è lo scudo di mana. C'ha il 35% di probabilità di resistere a qualsiasi effetto negativo sul mana che impedisca l'utilizzo di abilità speciali. Quindi, ogni chierico ha il 35% al massimo, ovviamente, emblemato al massimo, ha il 35% per cento di probabilità di resistere a qualsiasi effetto negativo sul mana che impedisca l'utilizzo di abilità speciali. Per esempio, Alfrighe praticamente impedisce l'utilizzo di abilità speciali e quindi Alexandrino c'ha cioè il 35%, o meglio tutti i chi, giusto? Hanno la probabilità del 35% di resistere all'effetto negativo di Alfrighe. Come tutti gli altri effetti che impediscono, che ragionano sul mana, come anche un proteo, per dire una L, per dire, tutti gli effetti che influiscono sul mana possono essere bloccati allo scudo di mana dal talento del chierico. Ovviamente è solo 35%, non sempre, come tutti i talenti possono partire, ok, però hanno sempre una percentuale. Poi abbiamo il druido. Il talento del druido è compagno. C'ha il 15% di probabilità di chiamare un servitore Thorn quando subisci danni. L'effetto viene applicato alla fine del turno. Quindi, ovviamente, il servitore, che come vedete, 15% di probabilità di chiamare un servitore Thorn quando subisci danni, quindi quando Gazzella subisce dei danni, c'è il 15% di probabilità di chiamare un servitore. Ovviamente anche questo è accumulabile perché può partire sempre, cioè nel senso che il primo colpo parte che colpisce si sì, Gazzella fa partire un servitore, il secondo colpo che colpisce Gazzella può far partire un secondo servitore, già subito immediatamente.
E l'unica cosa che ci fa notare è che l'effetto viene applicato alla fine del turno, cioè nel senso che se deve uscire, chiamare o meglio, se viene chiamato un servitore, il servitore esce a fine turno, ovviamente, non subito dopo l'attacco, il primo attacco. Quindi il druido ci dà un servitore. Hanser che già... E beh, questo poi ne parliamo dopo. Anche perché Hanser non ce l'ho, quindi non te lo posso far vedere al momento. Questo è il druido. Poi andiamo a vedere il combattente. Il combattente. Il talento del combattente è rianima. C'ha il 30% di probabilità di rianimarsi, aggiungo io, con un HP dopo un attacco fatale. La rianimazione viene applicata alla fine del turno. Quindi c'ha il 30% di probabilità di rianimarsi, di resuscitare con un HP. Quando riceve un attacco fatale, ossia che lo uccide. Se mi attaccano Elena, Elena muore con quell'attacco. Se si attiva il talento, o meglio il 30% di probabilità, si può rianimare con un HP. E ritorna in gioco. Ovviamente la rianimazione viene applicata alla fine del turno, cioè quando finisce tutto il turno, solo in quel caso può... Cioè, rianima il giocatore. In questo caso so per certo perché è successo più volte. Già c'è scritto praticamente che si rianima. Soltanto che bisogna aspettare a fine turno per renderlo effettivo. Fino ad allora rimane un fantasma l'eroe. Giusto per sottolineare la cosa. Poi abbiamo la classe Monaco. Che ovviamente ho preso l'unico monaco che non ho emblemato. Ecco qua. Qual è il talento dei monaci? Il resisti. Ha il 30% di probabilità di resistere agli effetti negativi. Quindi, per ogni effetto malus, come li chiamo io, che vengono applicati all'eroe, c'è il 30% di probabilità di resistergli. Poi abbiamo il paladino, che è questo qui. Il suo talento è il 25% di probabilità di ottenere il più 25% di difesa per 2 turni quando subisci danni. E l'effetto viene applicato alla fine del turno. Anche in questo caso, l'attivazione del talento è in base a quando subisci danno. Cioè, nel senso che nel momento in cui subisce danno c'è la probabilità che si attivi il talento. Il talento cosa dà? Dà il 25% di difesa per 2 turni. Un aumento del 25% di difesa per 2 turni. E anche in questo caso l'effetto viene applicato alla fine del turno. Poi abbiamo il Ranger. Il talento del Ranger è il Trafiggi. Ossia il più 25% di probabilità di superare le magie benefiche difensive quando attacchi, contrattacchi inclusi. Che vuol dire? Vuol dire che praticamente Evelyn, quando attacca, c'ha il 25% di probabilità che il suo attacco superi le magie benefiche difensive. Cioè, se l'avversario ha un aumento di difesa, per dirvi. C'ha il 25% di probabilità di superare, o meglio, bypassarlo, non avere, è come se l'eroe non avesse quel potenziamento. E lo stesso vale con i contrattacchi inclusi. Quindi se l'avversario ha un contrattacco, Evelyn potrebbe colpire l'avversario senza subire il contrattacco. Questa è l'abilità dei Ranger. Poi abbiamo i furfanti. Ah, questo è quello che dicevi. Sì. Giustamente, come vedete, questo che è 1, livello 1, ha il 4% di probabilità di schivare i danni. Mentre invece, se andiamo a prendere una Brain Yield che è maxata a 20, dal 4 diventa al 20%. Quindi già sta scritto qua praticamente questa cosa qui.
Questa è la classe furfante. La classe furfante che cosa dà? Il più 20% di probabilità, il talento dei furfanti, dà il più 20% di probabilità di schivare i danni diretti inferti dalle abilità speciali offensive. Quindi praticamente quando un avversario tenta di colpirvi, il vostro eroe furfante può schivare l'attacco e quindi non subire danni, però solo delle abilità speciali, ovviamente. Poi abbiamo, sì, sono andato oltre. Abbiamo gli incantatori, questo simbolo qua, cui il talento è ritarda, o meglio, ha il più 15% di probabilità di abbassare del meno 50% per 2 turni la rigenerazione mana dei nemici quando infliggi danni. L'effetto viene applicato alla fine del turno. Anche in questo caso, quando Marcel, in questo caso, colpisce l'avversario, ha il 15% di probabilità di abbassargli la rigenerazione mana del 50% per 2 turni e quindi rallenta la velocità dell'avversario in questo caso. E anche qui l'effetto viene applicato solo alla fine del turno, quindi si deve aspettare la fine del turno per vedere se effettivamente o meglio che inizia ad avere effetto il suo talento nel caso in cui. Poi abbiamo la classe stregone, che in questo caso non è al massimo, però infatti gli ultimi due sono, ma ci siamo arrivati, ci siamo addirittura arrivati, quindi consumiamo perché velocizziamo. Eccoci qua. E l'ultimo 250, se ne parla l'anno prossimo, forse. Anche se non siamo a livello 20, in questo caso siamo comunque al massimo dello stregone perché l'ultimo sta là sopra, quindi è stato fatto comunque. Il talento dello stregone è Getta il Malocchio, che dà il più 25% di probabilità di infliggere il più 15% di danni in più per ogni magia benefica posseduta dall'avversario. I danni extra influiscono sia sugli attacchi normali che sulle abilità speciali. Quindi noi abbiamo il più 25% di probabilità di fare cosa? Di aumentare del più 15% i danni per ogni, che ovviamente infliggiamo all'avversario, per ogni magia benefica posseduta dall'avversario. Quindi immaginate che se si è in quel 25%, se ha 3 magie benefiche attive, parliamo del più 45% di danni in più. E i danni extra influiscono sia sugli attacchi normali che sulle abilità speciali, quindi sia come abilità speciale sia come attacco normale, anche il lancio delle tessere, che è un attacco normale a tutti gli effetti. E questo ovviamente vale quando si fa danno all'avversario, ovviamente, c'è questa probabilità. E abbiamo finito. Non si è dimenticato nessuno, giusto? Come classe. Allora, io mi sono messo a studiare, ragionando però solo sui 5 stelle, onestamente. Mi sono messo a studiare praticamente i vari percorsi. I vari percorsi, sì, incantatore, sì. I vari percorsi che, o meglio, che cosa danno? Però ragionando solo ed esclusivamente i 5 stelle, quindi ho approfondito un attimo la questione anche perché mi interessava a me personalmente, quindi ho approfondito il tutto. Ho studiato praticamente per ogni classe se si segue un determinato percorso, meglio attacco, difesa, salute, ma anche critico e mana, il massimo di quella determinata in quel determinato valore. Se per esempio io seguo l'attacco nel barbaro, a quanto ammonta il massimo di attacco possibile, o meglio il massimo possibile di aumento di attacco. La stessa per la difesa, lo stesso per la salute, lo stesso per il critico, lo stesso per il mana. Quindi ci troviamo di fronte per esempio ai barbari. Il barbaro per esempio ci dà, se seguiamo il percorso di attacco, ci dà un aumento di attacco del 103,
113 più 130 più 113 di attacco. Questo è il massimo tra nella griglia dei talenti che si può raggiungere, che ovviamente è proprio questo il caso, perché l'attacco l'ho fatto io, quindi di conseguenza andiamo a vedere un aumento. E poi tra l'altro io questa cosa qui ve la posso far vedere meglio su FP Toolbox, perché così lo vediamo al momento proprio. Quindi cerchiamo un barbaro, ma non trovo un barbaro. No, voglio provare un 5 stelle perché sono sicuro che i 5 stelle, i 4 stelle dovrebbero essere uguali, però non mi fido tantissimo. Abbiamo il barbaro che qua vediamo sia i valori, perché ovviamente quando andiamo ad aumentare la griglia dei talenti, come ho detto prima, aumentano anche i valori, le statistiche dell'eroe di base. Ora per esempio parte da 750, se andiamo a aumentare di 15 l'attacco, come vedete da 750 passa a 765, gli altri due rimangono uguali praticamente. Poi c'è quello sotto, c'è la salute, come vedete aumenta di 36 la salute, e così via. Noi andiamo a seguire il percorso di attacco, se andiamo a seguire il percorso di attacco praticamente, e qua ho scelto questo perché praticamente ci dà più attacco rispetto a questo che ne dà di meno di attacco. Seguendo così, questo percorso così praticamente, ci troveremo un eroe che da 750 passa a 863, che sarebbero più 113 di attacco. Quindi seguendo la strada di attacco di un barbaro ci troviamo un più 113 di attacco. Vi faccio vedere questo per il barbaro, così la vediamo al momento, poi le altre va bene così, cioè immaginate. Seguiamo in questo caso il percorso di difesa. Che vuol dire seguire il percorso di difesa? Vuol dire seguire dove sta questo simbolo che è l'aumento della difesa. Quindi andiamo a seguire tutte le zone. Come vedete qua sta a entrambi i lati, quindi di conseguenza dobbiamo scegliere l'altro, che cosa ci interessa di più. Nel nostro caso non ci interessa nulla, quindi andiamo a caso. E poi seguiamo sempre il percorso dove sta. Qua in questo caso non c'è la difesa, quindi uno vale l'altro. Anche qui la stessa, cioè uno dei due non è importante. Qua invece c'è solo di qua, quindi andiamo di qua. Qua aumenta la difesa vistosamente, e beh, poi alla fine aumenta la salute. Ci troveremo, come vedete, da 718, che era la difesa di Atena col costume, a 830. Quindi ci troviamo a un più 122 di difesa in più. Ok? Questo seguendo il percorso della difesa. Poi, se invece a noi ci interessa la salute, quindi aumentare vistosamente la salute, 112? Vabbè, 112. Se vogliamo aumentare la salute dell'eroe, andiamo a seguire il cuore, che sarebbe la salute, l'aumento della salute. In questo caso possiamo andare a destra o a sinistra, indifferente, perché tanto c'è da tutti e due i lati. Qua c'è di qua. Questo, il cuore vuoto, ragazzi, è l'aumento della cura, quindi non è la stessa cosa. Quindi ci andiamo a andare dall'altro lato, uguale, non ci interessa nulla. Qua c'è la salute, qua c'è la salute, qua c'è la salute, qua non c'è nulla e qua c'è la salute. E qua ci troviamo da 1440 che era a 1678, quindi abbiamo un aumento di 238 di salute, seguendo il percorso salute. Poi c'è sostanzialmente i due estranei, o meglio l'aumento del critico e l'aumento del mana, che sono a parte, sono gli unici due che ho calcolato, perché il bonus, onestamente, il bonus guarigione, ragazzi, non lo considererei mai. Il critico è più per l'attacco, perché comunque aumentando la probabilità di critico le vostre tessere possono fare il doppio del danno, vi ricordo, col critico, quando parte il critico. E semplicemente io non lo ritengo molto importante negli emblemi, però ci sono alcuni eroi che magari aumentando il critico possono essere molto più interessanti del normale, anche perché l'aumento sia del critico che del mana che del bonus guarigione è il massimo al 4%, quindi
Alcune classi aumentano di più, altre classi aumentano di meno, ovviamente, per questo ho fatto questa lista. E nel barbaro troviamo il critico più 2%, che ovviamente non possiamo nemmeno modificare, quindi questo 2% ce lo subiamo comunque sempre. E poi abbiamo la possibilità di aumentare il mana di altro 2%, quindi il massimo per un barbaro è il più 2% di critico e il massimo di rigenerazione mana è più 2%, quindi se noi cerchiamo di aumentare il critico al massimo possiamo arrivare a più 2%, se vogliamo aumentare il mana al massimo possiamo arrivare al più 2% di mana. Mentre invece andiamo ad analizzare un altro eroe, il chierico. Il chierico ha un potenziamento di attacco, se seguiamo la strada dell'attacco, del più 82, quindi andando ad analizzare, il barbaro aumenta del 113, di 113, io 130, 113, il chierico 83, 82 scusate, di attacco. Quindi già vedete che c'è una differenza tra i due. Poi abbiamo il barbaro che aumenta 112 di difesa, il chierico 113, quindi praticamente la stessa cosa. La salute del barbaro era più 238, mentre invece la salute del chierico è più 293. Quindi è molto più alta della salute del barbaro. E infatti l'attacco è più basso per l'aumento della salute. In più il chierico può avere anche lui più 2% di mana e 2% di critico. Anche lui il massimo possibile. Mentre il druido, andiamo a vedere il druido. Il druido ci troviamo di fronte. Ve la potevo anche far vedere, ma onestamente, sta cosa. Però vabbè. È un foglietto dove ho scritto io. Però vabbè. Al massimo mi mando la foto. Il druido, seguendo il percorso di attacco, avremo il più 97 di attacco. Seguendo il percorso difesa, abbiamo il più 113 di difesa. Seguendo il percorso salute avremo un più 293 di salute. Il critico al massimo può arrivare al 2%, il mana al più 4%. E qua già cambia, perché il percorso del druido ci fornisce un più 4% questo è il druido, di rigenerazione mana, che di solito è l'ultimo se non mi sbaglio, infatti eccolo qua. Più 4% mana. Perché è importante più 4% mana? Perché per farvi un esempio, gli eroi con i costumi hanno un aumento, gli eroi della prima stagione con i costumi hanno un aumento del più 5% di rigenerazione mana. E quel più 5% di rigenerazione mana si somma a questo più 4% di rigenerazione mana. E già arriviamo a più 9% di rigenerazione mana. Questo che vuol dire? Vuol dire che per fare lo step successivo, lo step che poi ne parleremo con le truppe meglio, basta una truppa, per esempio in questo caso livello 1, ok, e ci troveremo con eroi molto rapidi che possono, o meglio, anche i medi possono velocizzarsi tranquillamente. Quindi dal 2 al 4% vi influisce tantissimo la scelta, cioè nel senso che vi potrebbe far velocizzare un eroe rispetto a un altro. Io per esempio ce l'ho con Melendor. No, ma così no, oh, ok, sarà qua. Melendor, che c'ho il costume, come dicevo, il bonus costume già ci dà il 5%, il talento ci dà il più 4%, già siamo al più 9%. Lui mi basta una truppa mana livello 1, quindi non alzata, basta solo trovarla, o una truppa magica, perché poi ormai c'è anche la truppa magica. E questo eroe, invece di partirmi con 10 tessere, mi parte con 9 tessere. In attacco, ovviamente, e non a vuoto, perché a vuoto è la metà, come sapete. Per farvi capire quanto influisce un più 4% di mana. Quindi
rispetto a un più 2%, quindi un 2% di differenza, perché altrimenti c'è bisogno di altro 2%. Quindi può essere bassa questa percentuale, e soprattutto per il mana per me è importantissimo. Cioè io quando c'è da scegliere scelgo quasi sempre il mana, e quel 2% può influire veramente tanto un eroe, perché ve lo velocizza, ragazzi, ve lo velocizza assolutamente, per dirvi. E il druido è una di quelle classi che aumenta del 4%, e non sono tutti, come abbiamo visto, sia il barbaro sia il chierico non ci arrivano al 4%, ma al massimo 2%. Poi abbiamo l'incantatore, e no vabbè ragazzi, non li posso trovare tutti, che sennò ci mettiamo una vita. Eccoli qua, gli incantatori. L'incantatore dà il più 98 di attacco se si segue il percorso di attacco, se si segue il percorso di difesa più 149, se si segue il percorso salute più 225 di salute. Ovviamente io in questo caso vi dico solo ed esclusivamente il valore di quella determinata categoria, però, cioè di quella determinata statistica, però quando io vado ad aumentare la salute e seguo il percorso salute come abbiamo visto prima, ci possono essere gli snodi che possono far aumentare sia l'attacco che la difesa, o il critico o il mana. Quindi sicuramente anche gli altri valori sono più alti, però io mi calcolo quello, perché se a me mi interessa la salute di quell'eroe, vado ad aumentare l'eroe in base alla salute che mi interessa, che in questo caso per l'incantatore è più 225. Poi abbiamo la possibilità di critico del più 2% e il mana del più 4%. Quindi anche l'incantatore, come il druido, come vedete, dà un più 4% di mana. Quindi funziona allo stesso identico modo. Poi ci abbiamo i ranger. I ranger hanno se seguiamo il percorso di attacco, un più 126 di attacco. Se seguiamo il percorso di difesa, un più 93, quindi è quello più basso praticamente di difesa, il ranger, più 93 di difesa, però ha anche un più 223 di salute. Il mana è più 2% al massimo, mentre il critico è più 4%. Questo è uno dei pochi eroi, anzi l'unico. Grazie Vega per l'abbonamento, così all'improvviso Vega, grazie mille. L'unico eroe, scusate, c'è pure il furfante, no? Stavo dicendo una cazzata. Uno dei pochi eroi praticamente che aumenta il critico al 4%. Io però vi devo dire la verità, tra il mana e il critico preferisco il mana, ovviamente, se devo scegliere. Che poi in realtà non è sempre una scelta, è tra loro due, cioè come capita. Il paladino, poi abbiamo il paladino. Il paladino, se seguiamo il percorso di attacco, il paladino aumenta di 100 l'attacco. Se seguiamo il percorso di difesa, aumenta di più 153 la difesa. Se seguiamo il percorso salute, aumenta di più 187 la salute. Il critico più 2%, il mana più 2%. Il monaco aumenta l'attacco del più 94, di più 94, io dico sempre più 94, sempre più 94%, magari aumentasse più 94%, ma invece no, aumenta di più 94 l'attacco al massimo, la difesa aumenta al massimo del più 115 e la salute aumenta al massimo di 261. Il critico per il monaco è 2% e anche il monaco c'è il mana a 4% al massimo. Poi abbiamo il combattente ha un aumento d'attacco seguendo il percorso attacco più 104, un aumento di difesa seguendo il percorso difesa di 149 e un aumento di salute di 185 seguendo il percorso di salute. Il critico e il mana è il più 2% per il combattente. Poi abbiamo lo stregone ha un aumento d'attacco di 136, che è l'aumento d'attacco maggiore. Tra l'altro, un aumento di difesa seguendo il percorso di difesa di 136, lo stesso praticamente, e un aumento di salute seguendo il percorso di salute di 187.
E lo stregone c'ha il 2% di mana e 2% di critico. Poi abbiamo il furfante. Il furfante c'ha un attacco, un aumento d'attacco di 127, seguendo il percorso di attacco, 111 di difesa, seguendo il percorso di difesa, e più 221 di salute, seguendo il percorso di salute. E il furfante, come vi dicevo prima, è l'altro che aumenta il critico del 4% e il mana del 2%. Quindi facendo un resoconto tra i vari potenziamenti che si possono fare tra le varie classi, il migliore, o meglio, chi aumenta di più l'attacco è lo stregone, che aumenta di 136. Al secondo posto, pari merito, abbiamo il ranger e i furfanti, che aumentano di 126 e 127 l'attacco. Mentre il migliore per aumento di difesa è il paladino, ovviamente. Ovviamente, perché si aumenta anche la difesa di suo, del talento, che aumenta la difesa di 153. E al secondo posto c'è l'incantatore e il combattente. Cioè, il combattente aumenta tanto la difesa, tra l'altro. L'incantatore che aumenta di 149 è il combattente di lo stesso 149. Mentre invece per quanto riguarda la salute, il migliore è il chierico, mi sa. Sì, il chierico 293. A pari merito con il druido 293. Sono i due che aumentano di più la salute, il chierico e il druido. Poi il bello è sapere anche l'inverso, chi è il peggiore? Il peggiore per quanto riguarda la salute sono il furfante e il ranger. No, scusatemi, lo stregone. Lo stregone e i combattenti e il paladino. Tutti e tre a pari merito. Ah no, 185. Il peggiore per salute, per aumento di salute, è il combattente, 185. Seguito dal paladino e dallo stregone, che sono 187. Mentre invece il peggiore per aumento di salute, scusatemi, di difesa, 93 ranger. Cioè, considerate che il peggiore per aumento di difesa è il Ranger che 93, il migliore è il Paladino 153. Parliamo della bellezza di 60 punti di differenza, 60 di difesa di differenza tra il migliore e il peggiore. Mentre invece per quanto riguarda l'attacco, il peggiore è il Chierico, più 82. Seguito dal monaco, dal druido e dall'incantatore 94, 97 e 98, che poi tra l'altro pure il paladino 100. Eppure il combattente non è altissimo, 104. Mentre invece quelli alti sono lo stregone 136, ranger 126 e furfante 126, 127. Questo è complessivamente l'idea, o meglio le classi, le varie classi, come si comportano. Io questo schema qui me lo sono fatto per il semplice motivo che alcune volte quando c'è da scegliere un eroe, io mi andavo a analizzare praticamente come si comportavano su EP Toolbox. Ragazzi, è la miglior cosa da fare. Quando ci sono due eroi di due classi diverse, è molto interessante capire, per esempio, io ho un barbaro e un combattente, giusto per dirne due, che non ha senso, quindi lasciamo stare, perché la classe combattente per me va sempre alzata a lui, quindi prendiamone un altro. Abbiamo un barbaro, per dirvi, è un chierico, ok? Come classi, con lo stesso colore, e ho bisogno di alzarne uno per migliorarmi l'attacco, per dire. Se la differenza dell'eroe di base non è ampia, noi abbiamo che il barbaro aumenta di 130, di 113 i punti di attacco, mentre il chierico 82. Mentre il chierico però mi aumenta vistosamente la salute, 293. Quindi a quel punto io mi vado ad analizzare la mia squadra di che cosa ha bisogno. Ho bisogno che
abbia un po' più di resistenza, magari, o ho bisogno più di attacco. Se ho bisogno più di attacco, magari in quel caso mi vado a emblemare proprio un barbaro invece di andarmi a emblemare un chierico. Se invece ho bisogno di più salute, praticamente, mi vado a emblemare magari il chierico come salute, per assurdo, ovviamente sto parlando, in modo tale da avere più resistenza. Ok ragazzi, c'è qualche cosa che mi sono perso? C'era Pimpi che mi aveva chiesto di Ansel. Ansel? Perché Ansel? Perché ne interessava Ansel? Ansel è un chierico. Sì, e quindi? Guarda che il talento influisce su di lui, no? Non sugli avversari. Ma non si somma niente. Perché il chierico aumenta, cioè o meglio, ti mette lo scudo di mana, cioè lo scudo contro le magie che influiscono sul mana. Ma a te stesso non c'è niente quello che attacca, eh? Dove c'è un chierico? No, questo è l'unico chierico che non ho. Ah, i percorsi costumati, sì, questo infatti non ne ho parlato, dei costumi. Mo' ti dico. Spieghiamo un attimo a Pimpi questa cosa. Allora, lo scudo mana del talento del chierico praticamente influisce su se stesso. Quindi è l'eroe, in questo caso la pecorella, che si attiva uno scudo contro chi lo colpisce e gli lancia un effetto negativo sul mana o che impedisce l'utilizzo di abilità speciale. Quindi non si somma nulla, perché è su se stesso. Se Ansel colpisce la pecorella, può attivarsi lo scudo e in questo caso lei non subisce l'attacco, cioè o meglio, subisce solo il danno. Ma non subisce l'effetto negativo di Ansel. Per farvi capire, una bella sinergia tra il talento e l'eroe stesso è proprio la pecora. Perché la pecora che cosa fa? Si attiva cioè ha 35% di probabilità di resistere a qualsiasi effetto negativo sul mana o che impedisca l'utilizzo di magie, di abilità speciali. Ce la farò a dirlo. Ma la sua abilità speciale, o meglio, la seconda parte della sua abilità speciale, cosa dice? Che l'evocatore non ottiene mana per 2 turni e questo effetto non può essere annullato. Se nel momento in cui lei parte e si attiva lo scudo di mana, che si può attivare il suo talento, praticamente la seconda parte della speciale non ha effetto, della sua stessa speciale non ha effetto. Questa è una sinergia assurda di un eroe su se stesso. Perché lo scudo mana, ripeto, il suo talento impedisce alle abilità speciali, cioè di bloccare le abilità speciali. Oppure un effetto negativo sul mana. In questo caso è bloccare l'ottenimento del mana. Se si attiva il talento, se si è nel 35% di probabilità di resistere. Ok, anche lei resiste a se stessa praticamente. Giusto per dire uno. Però, ripeto, Ansel nella fattispecie è solo su se stesso che si potrebbe attivare lo scudo mana, non sull'avversario. Che poi tra l'altro è uno scudo contro le abilità, cioè è una protezione, non si potrebbe mai sommare, al massimo va a cozzare le due cose, o parte uno o parte l'altro, nel caso in cui. Però diciamo che non è così. Allora, come mi suggerisce Vega, ovviamente, noi abbiamo parlato dei costumi.
come che cosa succede quando c'è il costume. Perché, come sapete, o meglio, come dovreste sapere, ogni eroe ha una. Ma c'è un costume? Ah, merendo. Ogni eroe c'ha una classe. Ok? E questa classe, come abbiamo visto, influisce sul talento e sulla griglia dei talenti dell'eroe. Quando noi abbiamo un costume, come in questo caso abbiamo il costume di Melendor, il costume di Melendor che cosa fa? Oltre a cambiare l'aspetto estetico dell'eroe, oltre a cambiare le statistiche dell'eroe, oltre a cambiare la speciale dell'eroe, può cambiare anche la classe dell'eroe. In questo caso, come vedete, Melendor da druido mi passa a stregone. E questa è una cosa utilissima, utilissima quando c'è bisogno di utilizzare determinati eroi di una determinata classe, perché praticamente Melendor lo potete utilizzare sia come druido sia come stregone. Basta cambiargli il costume, sostanzialmente, o mettere o togliere il costume, sostanzialmente. Come vedete, anche in questo caso il talento cambia, perché prende il talento dello stregone, a differenza sua che è il talento del druido, che ci dà il servitore, mentre qua ci dà la probabilità di infliggere più danni in base alle magie benefiche degli avversari. E un'altra cosa fondamentale, cosa cambia nella griglia dei talenti? Perché, come ci dice già stesso il gioco, come vedete, i costumi seguono la stessa griglia dei talenti dell'eroe. Vai alla griglia dei talenti dell'eroe per modificare i talenti. Per l'eroe lui intende l'eroe senza costume. Si sono mangiati senza costume, avevano fame, probabilmente. O per non andare da capo, non lo so. Comunque. Senza costume. Quindi, che cosa ci dice? Ci dice che praticamente noi, nel costume, non possiamo dare talenti. Cioè, non possiamo seguire la griglia dei talenti. Cioè, non possiamo aumentare la griglia dei talenti. Vi faccio vedere da un eroe che non ho alzato il costume. Però ce l'ho. Vabbè, possiamo andare qua. Se andiamo qua, griglia dei talenti, non mi fa fare nulla, come vedete. Cioè abbiamo il costume di Rygard, non possiamo fare nulla. Mentre se andiamo sulla versione senza costume, griglia dei talenti, qua ci abbiamo che possiamo farlo. Ok? Quindi partite dalla base che se attivate il costume, praticamente se volete emblemare il costume, non lo potete fare di base. Partiamo da questo presupposto. Non si può fare. L'unico metodo che, onestamente, vi dico, questi della Small Giant hanno deciso, i sviluppatori hanno deciso di complicarsi la vita, secondo me. Perché se io a un eroe gli do il costume, gli cambio la classe, come vedete anche qua, passa al Ranger. Cioè, sarebbe stato più figo che io utilizzassi gli emblemi del Ranger, che magari ne ho troppi e non degli eroi non ne ho il Ranger, però ho il costume che mi interessa. Cioè, fammi usare gli emblemi Ranger qua. E invece no, non puoi, non si può. Assolutamente no. L'unica cosa che si può fare, ripeto, per emblemare l'eroe col costume e emblemare l'eroe di base. Che vuol dire? Vuol dire che se io, in questo caso Rygard, mi mettesse a emblemare, volesse emblemare Rygard, cosa succede? Succede che se io attivo il primo scudo mana qui, facessi apprendi, iniziassi ad avere il talento, si ripercuote anche sulla versione col costume. Quindi anche questo si attiva automaticamente, non dovete fare niente. Però questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che seguendo un determinato percorso, come per esempio in questo caso io voglio seguire spada, ok? Voglio seguire l'attacco, aumentare l'attacco. Quindi me ne andrei a destra. Ok? Ci siete fin qua? Penso che sia abbastanza chiaro il percorso. Seguo il percorso a destra. Perché voglio potenziare l'attacco di quest'eroe. Nella versione col costume, praticamente segue il percorso che avete attivato
sull'eroe di base. Quindi se nell'eroe di base, come nell'esempio che ho fatto prima, seguo a destra, mi ritroverei questo emblema, questo, questo e questo. Però come vedete, la differenza è che gli emblemi sono diversi, cioè i potenziamenti sono diversi. Se da un lato ci aumentava l'attacco, da quest'altro lato ci aumenta la salute. E questo influisce anche sull'eroe di base, cioè sull'eroe col costume ovviamente, perché avrà un potenziamento di difesa e un potenziamento di salute, a differenza dell'eroe di base, sì, che ha un aumento di salute e un aumento di attacco. Chiaro fin qui? È un po' contorto, però è chiaro, perché questa è la parte facile, sostanzialmente. Poi un'altra cosa, ovviamente, se lui è chierico e gli aumentiamo questa cosa qui, che aumenta lo scudo di mana del 7% e aumento dell'altro 7%, quindi aumenta 14%, la versione col costume ovviamente aumenterà il talento del ranger, ovviamente, quindi si attiverà questo e questo e ci troveremo il più 10% di probabilità di superare le magie benefiche difensive per l'eroe col costume, ovviamente. Allora, questa è la parte facile. La parte difficile qual è? La parte difficile qual è? La parte difficile è che se io utilizzo l'eroe col costume e gli voglio aumentare una determinata specifica, o meglio, voglio aumentare nel costume l'attacco, come cavolo vado a fare? Vado a fare questo ragionamento qui, che è ancora più contorto di quello di prima. Vado a vedere, per esempio, Rigard, in questo caso voglio aumentargli l'attacco, vedo che l'attacco è sulla sinistra, sul lato sinistro. Quindi io devo seguire il lato sinistro per aumentargli l'attacco al costume. Che cosa faccio? Vado sull'eroe di base, nella griglia dei talenti, e seguo, o meglio, do gli emblemi seguendo il lato sinistro, indipendentemente da cosa ci sia. In questo caso c'è salute, difesa, però da questo lato io mi troverei attacco e difesa. Quindi è praticamente l'opposto di prima, cioè io nell'eroe col costume avrei un aumento d'attacco, quello che volevo io praticamente, un aumento d'attacco e un aumento di difesa, mentre invece nella versione base mi ritroverei un aumento di salute e un aumento di difesa, ma in questo caso non dovrebbe importarmi, perché a me mi interessa più che altro che sia il costume che abbia l'aumento d'attacco. È così per tutto il percorso. Per tutto il percorso. Quindi se avete bisogno che Rigard col costume abbia un aumento d'attacco, o meglio, volete aumentare al massimo l'attacco di Rigard col costume, cosa succede? Dovete prima andare a sinistra, poi andare a destra, poi andare a sinistra, poi andare a destra, poi andare a sinistra, e così via, ok? Fino a seguire sempre la spada. Dovete andare poi nella versione base e seguire praticamente come è il percorso nella versione del costume, così lo dovete seguire da questo lato e dovete dargli gli emblemi. Quindi prima sinistra, poi destra, poi sinistra, poi destra e così via. Indipendentemente da cosa c'è in questa versione. Anche se c'è qua, ripeto, salute, difesa, non ce ne frega nulla. Anche se c'è qua salute e attacco, magari di là era l'inverso, oppure l'attacco non c'era. O meglio, di qua magari, anche se non ci fosse stato l'attacco, ce ne fregava nulla. E quindi seguite quel percorso lì se volete dare quella determinata cosa a quel determinato eroe. O meglio, a quel determinato costume dell'eroe. Chiaro? Praticamente la griglia dei talenti dell'eroe, del costume dell'eroe, si rispecchia sulla griglia del talento dei talenti della versione base dell'eroe.
Vi faccio vedere la versione con Melendor per farvi capire. La griglia dei talenti di Melendor è andata in questo modo. Io ho seguito praticamente la spada perché a me mi interessava ovviamente più la versione senza costume utilizzo di Melendor. E ho seguito la spada sul costume, cioè sull'eroe di base. Vabbè, però comunque come vedete qua, sono andato prima a destra, poi sono andato a sinistra, poi a destra, ok? Sulla versione col costume io mi ritrovo praticamente la stessa cosa. Però come vedete di qua la spada stava da quest'altro lato, di qua non c'è. E quindi cosa mi ritrovo? Mi ritrovo un aumento di difesa salute, mentre di qua mi trovo un aumento di attacco difesa magari. Però questo è l'unico l'unico modo per dare gli emblemi anche al costume. O meglio, voi lo date sempre gli emblemi anche al costume, cioè nel senso che non dovete fare niente di particolare, però se volete dare una specifica al costume è l'unico metodo per farlo. O meglio, andare a vedere la griglia dei talenti del costume. A me mi serve, che ne so, la difesa e salute che sta a destra. Andate sulla versione senza costume e andate a destra. Questo è l'unico metodo. Vi ricordo che ovviamente consumate solo gli emblemi della versione senza costume. Solo quello. Chiaro, ragazzi? Se c'è qualcosa che non vi convince o qualcosa che non avete capito, dito. Io mi immagino quello che ha proposto questa idea, quanti accidenti si è preso. No, in realtà. Allora, io sta cosa degli emblemi. Sta cosa degli emblemi ne avevo parlato appena sono usciti praticamente gli emblemi. Mo' sono passati un po' di anni, quindi ci sta a riparlarne tranquillamente degli emblemi. Però alcune cose erano contorte all'inizio e sono rimaste contorte. Cioè, basta poco per migliorare o fare una. Cioè, che poi tra l'altro è un vantaggio anche per loro. Se metti caso, tu mi fai due eroi distinti e separati, cioè nel senso che la versione base e la versione col costume, sostanzialmente io per alzare il costume, ok, potrei anche solo alzare il costume, cioè fino a un certo punto ovviamente, posso alzare il costume. Se mi fai che tu sono due cose distinte e separate, l'eroe di base e l'eroe col costume, ad alzarli, ma perché non mi fai due cose distinte e separate anche con gli emblemi? Eviti tanti problemi, ma tantissimi problemi, ed in più. Cosa succede? Succede che costringi, tra virgolette, al player ad utilizzare altri emblemi. Altri emblemi, perché io in questo caso per emblemare Melendor col costume, mettiamo caso, io dovevo utilizzare altri emblemi. Invece qui me li trovo gratis. Praticamente. Però ho meno scelta perché devo per forza seguire un cazzo di percorso. Un cazzo di percorso. Mentre posso variare, oppure che ne so, ho troppi emblemi dello stregone, per dire, preferisco utilizzare gli emblemi dello stregone. Invece no. Per fare una cosa del genere si ritornerebbe alla taverna che dà solo il costume. Che senso il colo? Loro lo fanno per puro motivo economico. Devi usare gli stessi emblemi così finisco e sei tentato a ricomprarli. No, in realtà no. In realtà tu mi favorisci in alcuni casi. Cioè, o meglio, non mi fai consumare il doppio degli emblemi. Io, come ti sto dicendo io, praticamente tu consumi il doppio degli emblemi. Perché se hai bisogno di entrambi gli eroi, sia col costume che senza costume, li vuoi emblemare, tu hai bisogno di due volte gli emblemi. Mentre invece qua no. Senza ovviamente discutere di ferro e cibo, perché comunque ci vuole più ferro e più cibo. Sostanzialmente. Capito che intendo io? Però dai, la possibilità di scelta. O uno o l'altro. Certo,
da una parte dice, vabbè, io se non c'ho gli emblemi dello stregone, mi faccio un altro eroe. Ok, però lo stregone, comunque rimane qui, lo devi fare. Se ti serve quel determinato eroe, che ne so, Alfrighe, che è uno stregone, per dirti, io c'ho pochissimi emblemi di stregone perché l'ho utilizzato praticamente per Alfrighe, per dire, tu lo fai comunque, aspetti, lo fai quello. Però se mi esce il costume di Alfrico un domani che c'ha magari, che ne so, è un druido, per dire, io già mi ritroverei sostanzialmente un Alfrico col costume già emblemato, senza consumare nessun emblema e senza consumare cibo e ferro. Però sono costretto a decidere quale delle due strade seguire. Però se ti serve un eroe emblemato normale e con il costume deve avere la doppia copia dell'eroe, cioè non ho capito, perché mi dovrebbe servire? No, ma allora, comunque, cioè non è che sto dicendo che non è come dici tu il colo, cioè nel senso che ci sono i pro e i contro nel fare questa cosa qui. Cioè, non è sbagliato come ragionamento. C'è una parte in cui magari qualcuno si avvantaggia a fare una determinata cosa. Però in questo caso, com'è adesso, com'è ora adesso, praticamente, tu mi fai risparmiare a me, che magari c'ho il costume, tanti emblemi. Tantissimi emblemi. Sostanzialmente. Per me è un vantaggio, come hai fatto tu, per carità, cioè come hanno fatto loro del gioco. L'unica pecca a me che mi rompe sostanzialmente è che non mi dai la scelta. Io devo per forza fare, mi costringe a fare determinate cose. Mentre invece tu potevi rendere il tutto più libero e tirare acqua al tuo mulino, o meglio, far consumare molti più emblemi, molto più cibo, molto più ferro. Però, ragazzi, cioè, purtroppo le dimensioni del cervello sono quelle. Non ci si può fare niente. Mi dovrebbero assumere, però. No, non so se accetterei. Arrivati a questo punto. Metti caso di tenere un Melendor emblemato per il costume e un Melendor emblemato senza il costume, deve avere due copie dell'eroe. Vabbè, ma questo. Ma questo è sempre così, comunque. Cioè, anche adesso è così. Cioè, se io volessi tenere un Melendor emblemato col costume in attacco e un Melendor emblemato senza costume in attacco, io ho bisogno comunque di due copie dell'eroe per farlo. Quindi questo non cambierebbe. Non consumerei, cioè consumerei entrambe le volte lo stesso numero di cose. Appunto, me ne metto invece la doppia possibilità nel base. Sì, esatto. Ma chi è che si mette a fare una cosa del genere però adesso? Quante persone lo farebbero? Cioè, non solo. Eh no, perché io non lo farei mai? Io non mi alzerei mai un secondo eroe per mettergli gli emblemi del costume, sostanzialmente. Anche perché tu quell'eroe lo puoi utilizzare comunque una sola volta. Parlo di guerra, ovviamente. Io se mi interessasse praticamente un Melendor col costume votato in attacco, difficile, io farei sempre la scelta. Non andrei a fare un'altra chiamata per prendere un altro Melendor e poi emblemarlo. Cioè vuol dire comunque maxare un altro eroe da zero, maxare di nuovo il costume di nuovo e poi riemblemarlo. Cioè
Non so quanti lo farebbero per quel motivo lì. Perciò ti dico, sì, è come dici tu, sicuramente, su quel lato lì. Però sull'altro lato, cioè, su quanto è fattibile una cosa del genere, non so. Cioè, non so quanto ci guadagnano loro su questa cosa qui. Io per me, per come la vedo io, farti consumare emblemi diversi è uno svantaggio anche per te, perché tanto di emblemi più o meno li consumi sempre. Sempre. Prima o poi. Quindi, se ti diversifico, o meglio, ti metto un eroe, come dire, che per alzare il costume ho bisogno comunque di un'altra tipologia di emblemi, io ti faccio consumare emblemi che normalmente, o meglio, ora come ora, non vai a consumare. Sì, ma non, io non vado a fare. Allora, anche se fosse un eroe più performante in assoluto, ok? Io capisco che loro ci guadagnano sulle chiamate secche, però io mi troverei un altro eroe. Non mi troverei lo stesso eroe da alzare di nuovo solo per il costume. Lo farei solo se il costume è nettamente superiore all'eroe di base, però in quel caso l'eroe di base mica me lo alzo. A questo punto non me lo alzo e non me lo emblemo, non ci penso nemmeno, come per esempio di Maestro Lepus. Per fare un esempio, che c'è, il costume è nettamente più performante, però non è che mi vado a fare la chiamata per prendere un altro Maestro Lepus per mettere la versione base con gli emblemi, non lo farei mai. Ma non c'è, per chi spende tanto, cioè, questo è un ragionamento, perché io non spendo ovviamente, ok, c'è chi spende, quindi magari fa un ragionamento diverso, ma se ci fosse, cioè, se fossi io quello che spende, espande e quel che sia, cioè, io non mi fossilizzerei su un singolo eroe a fare le chiamate per alzare quell'eroe con la versione. Alzerei un altro eroe, capito? Cioè, andrei a chiamare un altro eroe. Perché sono pochi quegli eroi che sono unici, che dici meglio di questo non c'è nessuno. Capito che voglio dire? Comunque, ripeto per l'ennesima volta, il tuo ragionamento non è sbagliato, non sto dicendo che è sbagliato, però è meno performante così come sta ora come ora. Cioè, avrebbero, secondo me, più vantaggi a diversificare, a far consumare quanti più emblemi possibile, perché loro, ok, ci guadagnano sulle chiamate, però è anche vero che se tu non c'hai emblemi, c'è la gente che compra gli emblemi. Se per esempio prendi il mio caso, che c'ho. Non c'ho stregoni, per dirti, perché sono quasi certo di non aver emblemi. Aspetta, me potevo fare già qua dentro, giusto? Sì, i talenti. Qua di pista, qua sopra. Come vedi, sì, stregoni 114 ne ho. Incantatore ne ho 2987. Se mi fai la diversificazione, è normale che io traggo vantaggio, che magari ho tanti incantatori, mi vado ad alzare il costume che ha gli incantatori, per dirti, cioè dell'incantatore, in modo tale da consumare quegli emblemi che ho in più. Questo è normale come discorso, però è anche vero che arriverà il momento in cui io ho bisogno degli incantatori e già li ho consumati, però, e quindi non posso fare più il ragionamento di avere tanti dell'incantatore e mi troverei comunque in difficoltà a girare il giro. Però in più che cosa fai? Fai consumare più cibo e ferro, perché devono alzare anche il costume con gli emblemi. E quindi sono costretti, e molti andranno in panico anche per quello, e quindi compreranno altre cose. Ma la cosa principale dà la parvenza almeno di scelta. Sostanzialmente, cosa che dai praticamente ovunque, però con gli emblemi non lo dai. Ma banalmente lì,
Ma lì banalmente, ma tu, non stiamo parlando di chi spende, cioè è normale che io aspetto anche gli eroi, quindi figurati se non aspetto gli emblemi. Per dire. Ma chi spende che non aspetta gli eroi, figurati se aspetta gli emblemi. Perché aumentano, ora sono aumentate le offerte sullo spezzalimite, sulle etere. Perché sono aumentate? Perché c'è gente che non aspetta, non vuole aspettare, e quindi di conseguenza spende e spande anche sulle etere. Che ci vuole aspettare le etere? Cioè, non è che ci voglia chissà quanto tempo. Eppure non aspetta, non si aspetta. Cioè, tra aspettare 1500 emblemi o aspettare il ciclo delle imprese con le etere, cioè, è più conveniente aspettare le imprese con l'etere, no? Eppure, tra 11 minuti, cioè veramente 2 ore dura, veramente 2 ore. Comunque ragazzi, abbiamo sforato, sforatissimo, meno male che domani faccio il pomeriggio, quindi sto tranquillo. Per chi sta guardando questo video su YouTube, vi invito come sempre a seguirci sul canale Twitch perché siamo in diretta per Impara in Puzzle tutti i martedì e tutti i giovedì dalle 20 alle 22 e tutte le domeniche mattine dalle 11 alle 13. Inoltre abbiamo anche un canale Telegram, quindi ragazzi cercate Impara in Puzzle Ita secondo Enciclopedia secondo Antiac in modo tale da trovare praticamente tutto quello che riguarda Impara in Puzzle. Poi, se volete, ragazzi, noi domani, come tutti gli altri giorni dove non c'è Impara in Puzzle, siamo comunque in diretta dalle 19 alle 22. Quindi, se volete venire a cazzeggiare con noi siamo sempre, sempre, sempre qui. Quindi, ragazzi, seguiteci, seguiteci, seguiteci. Vi ringrazio per l'attenzione voi in chat, ragazzi, per la presenza soprattutto e la compagnia che mi avete elargito, mi piace questa parola oggi, elargito, l'ho detto un sacco di volte. Comunque, vi ringrazio ragazzi e vi do appuntamento a domani 19:22 come al solito. Per Impara in Puzzle invece giovedì che c'è una grossissima novità giovedì, ragazzi, c'è la nuova impresa, no, scusate, la nuova sfida mensile, quindi parleremo degli eroi nuovi del santuario dei Gargoyle. Quindi si vega ora, ora guardo, ora guardo. Non mancate, ragazzi, giovedì dalle 20 alle 22. Vi ringrazio ancora e vi auguro la buonanotte, ragazzi. A domani.